terza stagione, 8 spettacoli, insomma, torna un appuntamento che ormai è diventato punto di riferimento. Sì, un successo che non ci aspettavamo quando abbiamo fatto la prima edizione 2 anni fa e che si è consolidata l'anno scorso, e speriamo appunto con quest'anno proprio di sancire, di fissare, ecco, la grande partecipazione che negli anni scorsi e la curiosità c'è stata. E abbiamo aumentato il numero degli spettacoli, diciamo, degli appuntamenti, e naturalmente fa parte questo di una nostra filosofia, non è una strategia, è proprio una filosofia di gestione del conservatorio, che è quella di non guardare solamente alla musica, quella è, diciamo, la nostra attività ordinaria, ma è quella poi di aprirci ai confronti e anche alle integrazioni e alle contaminazioni. Ricominciamo da dove ci eravamo lasciati il 4 marzo scorso, quindi riproponiamo Sognatori, liberamente ispirata alle opere di John Fante, con Arturo Valiante, e c'è una news, il fisarmonicista Miscia. Poi ho toccato autori come Jimi Hendrix, i poeti italiani dell'Ottocento, Gozzano, Gaber, Iannacci e tanti altri. Vi aspetto numerosi l'11 novembre al Braga, ore 17:30. Sono anche appuntamenti gratuiti? Tutti rigorosamente gratuiti, sì. Volevo aggiungere, l'anno scorso gli appuntamenti erano 5, quest'anno sono 8, e i musicisti coinvolti l'anno scorso erano 12 e quest'anno 21. Quindi c'è stata una grande richiesta.